Io volevo fare il tastierista in un gruppo rock. Un giorno, però non ero molto... Per cui un giorno sono arrivato... Non eri bravo? Insomma, cioè, zappavo troppo su quel piano. E un giorno sono arrivato alle prove che dovevamo fare, perché dovevamo andare a suonare ad un festival dell'Unità, e ho trovato un altro al posto mio che suonava. Questo è un segno molto forte che abbiamo. Mio papà contemporaneamente invece recitava in un gruppo filodrammatico, e mi voleva sempre coinvolgere. Io vedevo la recitazione come una cosa da vecchi parrucconi, da tromboni. Però insomma, invece una volta mi ha forzato e mi fece fare una parte in Natale in casa Cupiello di Edoardo. La sera dello spettacolo, cioè io andavo alle prove, poi le prove consistevano solo nell'imparare a memoria il testo. La sera dello spettacolo, invece, in palcoscenico e quindi col pubblico, io provai una grandissima emozione. Soprattutto, diciamo, la cosa che mi colpì fu la corrispondenza del pubblico, diciamo, la risposta, il fatto che l'attore faccia una pausa e se quella pausa è fatta bene il pubblico sta in silenzio, che se quella pausa a un certo punto c'ha dentro delle anomalie qualcuno in platea tossisce, che se fai una battuta la gente sorride, che se fai un gesto troppo energico la gente si intimorisce. Insomma, capì che l'attore può determinare il ritmo, l'attenzione. Capì anche di avere anche un certo talento. Ma lo capì quella sera. E quindi finì quello spettacolo con un cambio radicale di idea sul mestiere dell'attore, sulla recitazione. E decisi che avrei fatto, dicevo, o i dance o l'Accademia d'Arte Drammatica. Il centro negli anni in cui io andai poi lì a Roma era chiuso. Quindi poi ho fatto il concorso in Accademia e in Accademia mi hanno preso, per cui diciamo francamente è stato tutto abbastanza naturale, perché poi i miei genitori non mi hanno né osteggiato né tantomeno sono diventati i miei sponsor troppo entusiasti, che anche quello magari può caricarti di responsabilità, oppure quando la famiglia è troppo invasiva, insomma. Quindi invece è avvenuto tutto in maniera abbastanza naturale. Sono andato a Roma, ho cominciato a fare l'Accademia, poi a 20 anni ho cominciato a lavorare, non l'ho finita l'Accademia. Non l'ho finita. Ho cominciato a lavorare. Questo perché hai cominciato a lavorare? Ho cominciato a lavorare. Staccato no, studi? In Accademia circola la voce che quelli che si diplomano non lavorano. Che, diciamo che quelli che hanno avuto più fortuna al secondo anno o addirittura al primo se ne vanno. E poi io avevo un insegnante che era Andrea Camilleri, che al tempo non era ancora lo scrittore che noi conosciamo, ed era invece un regista, anche piuttosto che alla fine del secondo anno mise in piedi uno spettacolo, un'estiva, proprio a Otranto, sul sacco di Otranto ad opera dei turchi. E quindi mi chiamò per dire una battuta in questo spettacolo. Quello diede la stura perché ebbe altre proposte, e allora, memore del fatto che diplomarsi non porta bene, attaccai a lavorare così via.